Presidente, oggi sui giornali si parla di un giovane Prodi per la sinistra, per provare a unire la sinistra e vincere le prossime elezioni. Gira e rigira si torna sempre a Prodi alla fine. Ma sarei un giovane Prodi, ormai io sono... No, si parla di... si cerca un giovane Prodi, un Mister X giovane Prodi, lei lo conosce? No, non mi interessa, cioè non ho idea, non partecipo a questo dibattito. Mi fa piacere evidentemente che si ricordi l'esperienza unitaria, forte, coesiva che abbiamo cercato di fare. Ecco, in questo senso è necessario ritornare a una coalizione, ritornare a una politica di consenso, di unione. Ecco, questo è certamente importante, ma non solo per l'Italia, è importante per tutti i paesi, con, scusate il termine, con il casino che sta succedendo. Riesce a vedere qualcuno che possa riunire il centro-sinistra come ha fatto lei? È così irripetibile quell'esperienza? No, io penso che non sia irripetibile. Non sia irripetibile, specialmente dopo quello che vi ho detto prima, dopo quello che sta succedendo. Io vedo che la gente ha bisogno di sentirsi unita, no? In questo mondo che si disgrega, no? Con Trump, con la Brexit, con le crepe che arrivano dappertutto, però bisogna riunirsi su delle idee, su un rinnovamento, perché riunirsi per riunirsi non serve niente. E allora vedete, il grande problema è ricominciare a parlare di politica, di problemi veri, la distribuzione del reddito, l'occupazione, la scuola, ma nel lungo periodo, non per lo scontro quotidiano, ma per riformare una società che è diventata profondamente ingiusta, perché le basi di queste tensioni sono date delle ingiustizie. Insomma, se volete è soltanto un richiamo, ma un richiamo impressionante, quando l'Oxfam vi dice che 8 persone hanno lo stesso livello di ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone. Beh, stiamo diventando matti, cosa aspettiamo? Aspettiamo la rivoluzione.